bene, questa è la linea della Hasbro, sì, dei dinosauri di Jurassic World. Sì. Vai, procediamo con l'unboxing allora. Ce la fai a tagliare da solo? Ce la fai? Sì, sì, provo. Bravo. Bocca, io che stacco. Ecco Facco. Benissimo. Facciamolo vedere. Togliamo la scatola. Hai tolto la scatola già? La scatola. Vediamo dietro cosa c'è la scatola. Hai detto devi preoccupare tanto delle istruzioni. Ecco qui. Questa è la scatola, vabbè, non è che c'è molto dietro. C'è praticamente niente, c'è il disegno dell'anchilosauro e vabbè, ok, non molto altro. Dentro cosa c'è? Qualcosa? Istruzioni? Non credo. Istruzioni? Sì, vabbè, è vero. Allora, facciamo un'inquadratura da vicino. Tra l'altro, mamma, che bei calzini di Angry Birds che hai. Vai, facciamo vedere. Quindi, muovendo la zampa, cosa fa? A questo. Non ho capito, non abbiamo capito, non si è capito nulla di questo gioco. Ah, ok, tiri indietro la gamba e muove la coda, giusto? E fai avanti la zampa. Ok, e come fa a muovere la coda? Io non ho capito. Così. Ok, perfetto. Quindi zampa tutta indietro, giusto? Sì, e funziona. Si muove. Ok, si muove la coda. Zampa, rifacciamolo vedere, anche non... Veramente non si capisce molto. Zampa indietro, muove la coda. Quindi, forse se lo mettiamo così si capisce meglio. Vediamo un po'. Da le botte. Invece zampa in avanti, fa la testa a tartaruga. Ma perché l'anchilosauro si muoveva come una tartaruga? Boh, vabbè. Poi le zampe davanti si muovono? Sì. Sì. Sì, sì. Ah, quindi vedi anche questa parte qui. Vediamo, ok. Facciamo vedere il movimento della testa, va. Eccolo qui. Eccolo qui. Questo invece è il movimento della coda. Ok, vabbè. Diciamo che questo unboxing è un po' così. Non è che si capisce molto, però dal vivo è più bello dal vivo che in video, vero? Sì. Che c'è? Vuoi far vedere anche l'Indominus? Prendi l'Indominus, dai! Prendilo, prendilo! Aspetta che la prendo in mano la telecamera, così si vede meglio, dai! Dove sta? Metti in basso che non si capisce niente. Eccolo, c'è anche l'Indominus! Ma è un po' sproporzionato perché l'anchilosauro non è grandissimo. L'Indominus è gigante. Ma... Vabbè, però è bello. Vediamo bene la faccia di Indominus. C'è da dire che è fatto bene, perché insomma sembra vero. A sapere se erano fatti così veramente. Comunque, bello. Va bene. Allora, che ne dici un giorno di fare una bella storiella per i bambini con questi dinosauri? Sì. Bambini, vorrei con un cico. Mamma, che ruggitone gigante! Ciao bambini, al prossimo video! Ciao!